Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa videotrasmittente a 5.8 GHz della HPK. Si tratta dell'HPK Infinite DVR, se volete acquistarla trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo la VTX, una prolunga MMCX SMA ed un manuale di istruzioni. Le dimensioni di questa VTX sono simili a quelle di un flight controller standard. I fori sono 30,5 x 30,5 mm. Il peso con tutti i cavi è di 10,4 grammi. La tensione in ingresso può essere da 7 a 26 V, quindi possiamo usare batterie da 2 a 6 celle. Abbiamo un'uscita 5 V per alimentare la nostra camera FPV. Nel caso alimentate la camera da un'altra fonte, vi consiglio lo stesso di collegare la terra al flight controller o alla PDB per non avere problemi con l'immagine. I canali a disposizione sono 40, tuttavia i canali E4, E7 e 8 non sono selezionabili. Possiamo scegliere tra le bande A, B, E, Fat Shark e Race Band. La potenza è regolabile e possiamo scegliere tra 25, 200, 600 e 1000 mW. Abbiamo anche la modalità Pit Mode che ci permette di cambiare bande frequenza facendo scendere temporaneamente la potenza a 0.01 mW. In questo modo possiamo regolare la VTX senza disturbare le altre persone che stanno volando vicino a noi. Tutte le impostazioni della videotrasmittente sono modificabili tramite Smart Audio o con il tasto della VTX. In questo lato notiamo il microfono, grazie al quale possiamo sentire l'audio dei motori direttamente in cuffia o nei filmati DVR. Questo contribuisce ad aumentare l'immersione durante il volo e rende più belli i nostri filmati DVR. Il connettore della VTX è un MMCX, la prolunga è da 7 cm. Prima di collegare l'alimentazione è fondamentale inserire l'antenna, altrimenti rischiate di danneggiare la videotrasmittente. Per configurare l'HPK Infinite DVR possiamo usare lo Smart Audio. Per attivarlo basterà collegare questo filo verde nel TX di una UART libera. Dopo avviamo Betaflight per configurare la VTX. Andiamo in Port, poi in Periferiche scegliamo TBS Smart Audio. Ricordiamoci di scegliere la porta UART dove abbiamo collegato il filo verde. Clicchiamo Save and Reboot. Andiamo in configurazione e in Other Feature assicuriamoci di attivare telemetry e OSD. Infine clicchiamo Save and Reboot. Adesso possiamo configurare la VTX direttamente dai nostri occhiali FPV. Attiviamo l'OSD mandando il throttle al centro, lo yaw a sinistra e il pitch in alto. Una volta arrivati al menu principale andiamo in Features. Ora scegliamo il menu VTX SA. Questo è il menu dello Smart Audio, dove possiamo settare la banda, il canale e la potenza. Una volta configurata la VTX, salviamo andando in Set e confermando con Yes. Se non potete usare lo Smart Audio, è possibile fare tutte le configurazioni direttamente dalla VTX. Tramite questo pulsante e l'ausilio dei LED. Vediamo ora la caratteristica principale di questa VTX, ovvero quella di poter registrare DVR direttamente su microSD. La dimensione massima per la microSD è di 32 GB. Se nella VTX è presente la microSD, questo LED rimarrà sempre rosso. Per far partire la registrazione, premiamo questo pulsante per 2 secondi. Il LED inizierà a lampeggiare indicando che la registrazione è in corso. Per interrompere la registrazione premiamo di nuovo il pulsante. Prima di vedere i possibili scenari di utilizzo di questa VTX, specifichiamo che ovviamente non possiamo usare DVR registrati in questo modo per ritrovare il nostro modello in caso di caduta. Infatti, registrare il DVR con l'HPK non esclude di dover registrare i DVR anche con gli occhiali. Detto questo, la qualità video dei filmati registrati con questa videotrasmittente è priva di interferenze, perché il video viene registrato in presa diretta direttamente dalla camera FPV.
In questo modo vengono eliminati tutti i disturbi che solitamente sono presenti nei video registrati con gli occhiali. Questa caratteristica può tornare utile se ad esempio non abbiamo un'action camera o il nostro quad è troppo piccolo per trasportarne una. Così possiamo utilizzare i filmati registrati per pubblicare i nostri video di volo con una qualità migliore. Registrare DVR senza interferenze può aiutarci a regolare meglio le impostazioni della camera FPV. Infatti, un video pulito ci può far capire meglio quali sono i settaggi da modificare per avere un video come piace a noi. O ancora, potremo registrare con l'Action Cam e con questo DVR e mixare i video in fase di montaggio per ottenere degli effetti particolari e filmati più interessanti. Le possibilità di utilizzo di questa VTX sono tante. Purtroppo la risoluzione dei filmati è di 640x480 pixel, un po' poco per gli standard odierni. Una risoluzione maggiore avrebbe sicuramente reso questa VTX molto più versatile. Spero che HK nelle prossime versioni riesca ad aumentare la risoluzione della registrazione video così da rendere questa VTX molto più completa. In conclusione possiamo dire che la HK Infinite DVR offre tutte le feature che la moderna VTX dovrebbe avere: smart audio, connettore MMCX, buona potenza, microfono e becca 5V integrato. Mi è piaciuta particolarmente la scelta di rimuovere i connettori e saldare i fili direttamente sulla VTX. I fili sono in silicone e di ottima qualità, risultano essere più grossi di quelle delle altre VTX. La funzionalità principale, ovvero di poter registrare DVR senza interferenze, può ritornare utile in vari casi, anche se una risoluzione maggiore non avrebbe guastato. Questa era la mia recensione della HK Infinite DVR VTX. Vi lascio ora ad un video di volo. Buona visione!